Addio e grazie per tutto il pesce, Barkley. 21 marzo 2006, il giorno in cui Leila Hassan lascia il college. Proprio così, professor Moore. Non finirò questa tesina su Jane Eyre. Ora ho un lavoro. Nei prossimi giorni andrò a Filadelfia. Questa cosa delle lezioni non fa per me. Mamma e papà stanno dando i numeri. Si calmeranno. Ora ho un lavoro vero e farò soldi veri. E sarò anche più vicino a casa. E continuerò a non andarci mai.
Sofia mi ha sempre detto che mi avrebbe trovato un posto all'Abstergo, se avessi mostrato cosa so fare con qualche circuito e delle pinze. Certo, dovrò darmi da fare per finire nel suo progetto speciale, ma non è un problema. Non ci vorrà molto prima che lei o suo padre, Mr. Ulrichin, si accorgano di me e mi facciano lavorare all'Animus. Giuro, riesco a fare più io leggendo qualche rivista scientifica al bagno che tutti gli altri in un giorno qua dentro. Voglio dire, il body band, ma ti pare? Se la gente non va a camminare da sola, certo non lo farà perché glielo dice un braccialetto. È tutto così frustrante. Dovrei tornare a... Aspetta. È questo che probabilmente il body band mi direbbe di fare. Invece dovrei pensare a qualcosa che faccia impazzire la gente e mi spalanchi le porte del progetto Animus. Ma l'Abstergo Fitness non troverò mai niente di simile. Mi annoio a morte. Per fortuna niente stimola la creatività più della noia. Ok, forse al body band serve solo qualche modifica al programma di elaborazione degli input. Quando fai la scelta giusta te ne accorgi subito. La mia roba è ancora qui. E l'armadietto. Come se non fossi mai andata via. Ma l'ho fatto. E non posso scordare cosa ho imparato. Come cambierà il mio lavoro alla divisione ricerche storiche Abstergo? Difficile da dire. In qualche modo cambierà. Ardanta ha organizzato un pranzo. Niente di che. Vuole che conosca Diana Giri, il mio nuovo ufficiale medico. Sembra un tipo estremamente semplice. Ma non è male. Mi ha addirittura lasciato dei biscotti fatti in casa sulla scrivania. Non so perché le ho detto che mi hanno dato buca lo scorso weekend. Non parlo mai dei fatti miei al lavoro. Credo di potermi fidare di lei. Ne ho bisogno, potrebbe farmi bene qua dentro. Peccato che all'unità tattiche dell'Abstergo non interessi l'argomento. Ecco fatto. L'Animus portatile. Non ci sono né riconoscimenti, ma tutte quelle email, tutte le telefonate da Madrid nel bel mezzo della notte. Ci ho messo del mio. Sofia, se avessi saputo che volevi solo sfruttarmi e lasciarmi in un angolo, non ti avrei mai dato retta. Via di qui! Niente dolcetti! Niente nella vita è gratis! Mai! L'Animus, io lo so, non avrebbe funzionato senza i miei consigli. Guarda solo come hanno fatto il dissipatore, il VRM, tutta la gestione dell'amperaggio. Sono stata io a fargli capire che per controbilanciare... Cos'è questo? Ma ciao, modulo di interpretazione del DNA. Eri tu alla porta, vero? Forse qualche dolcetto mi è rimasto. Ormai è chiaro che Sofia non sa scegliere il suo staff. Tutto il gruppo di Madrid... Bah, non se ne accorgono. È talmente facile. Basta analizzare i dati dei ricordi genetici e lavorare su una quantità ridotta di risultati. Si potrebbero anche elaborare campioni incompleti e creare comunque un modello valido per la sincronizzazione. Il modulo di interpretazione e il software di decrittazione vanno modificati. Non è un problema. A Madrid si staranno tutti tirando pacche sulle spalle per così poco. Io invece sono qua con del curry vegetariano scongelato, 3 schermi al plasma, un Animus a pezzi e l'album di debutto dei Ra Victoria e Loop. Salute! Dee si infurierà quando scoprirà come ha usato il DNA di Milton. Ma è stata lei a chiedermi una mano, no? Avevo bisogno di un profilo genetico per provare l'Animus e... Beh, era a portata di mano. Tutto in nome della scienza. Ah, le riunioni del mattino. Sono veloci, non si perde tempo e c'è sempre del caffè. Questa settimana non si riposa. Tra 2 giorni io e Dee saremo su un aereo diretto ad Alessandria. Non capisco perché Hathaway abbia tanta fretta. Ci manderanno a estrarre un... manufatto. Se fosse una persona di interesse, la fretta avrebbe anche senso. Bastano 2 ore perché scompaia dall'altra parte del pianeta. Ma un manufatto che è nello stesso posto da 2000 anni non se ne andrà di certo. Un manufatto di assoluto interesse. Già sentita. E alla fine è sempre qualche vasetto stupido o un vecchio libro. Al mio Animus serve DNA, non questa roba. Sarà strano tornare in Egitto per la prima volta dal 2013.
Allora cercavo le mie radici e ho trovato solo guai. Ma almeno ci sarà Dee con me. Evita sempre che faccia qualcosa di stupido. Pare che il manufatto di assoluto interesse sia in effetti una persona di interesse. Una mummia. Un'opportunità unica. Ho comunicato a Dee alcune modifiche che voglio apportare ai parametri del lavoro. Si è infuriata, ma so che è curiosa di assistere ai miei test con l'Animus. All'Abstergo andrà bene. Beh, sempre che non lo scoprano. E non succederà. I dati di Hathaway erano un disastro. Non hanno la minima idea di cosa stanno facendo. La tecnologia è divertente, ma non tanto da lasciare Barkley. Se l'Animus riuscisse ad accettare DNA tanto vecchio, se il modulo di interpretazione elaborasse i codoni mancanti estrapolando ricordi genetici non miei, Sofia perderebbe la... Abstergo. L'Abstergo proverà a fermarmi in tutti i modi. Il mio nome sarà accanto a quello di Warren Vidic. Ora è chiaro. Peccato che a Madrid sia esploso tutto. Di sicuro ricostruiranno una nuova sede. Questa invece sarà a Filadelfia e a capo ci sarà Leila Hassan. Thank you.